Un post su una pagina locale di Facebook molto seguita, pubblicato qualche giorno fa da Tonino Ridolfo, autotrasportatore di 47 anni, ha scatenato una ridda di commenti e proteste riguardo la sosta selvaggia, l'abbandono sconsiderato di rifiuti e il mancato recupero delle deiezioni dei cani nel centro storico. Ma l'amministrazione comunale ha provveduto subito con un'ordinanza sindacale ad hoc e potenziando i servizi di sorveglianza e controllo, installando una telecamera mobile proprio in piazza Mazzini, di fronte al Duomo, punto nevralgico interessato dal problema. Abbiamo intervistato l'autore del post, Tonino Ridolfo, e il vice sindaco di Fossombrone, Michele Chiarabilli, che ci ha spiegato come la giunta Berloni ha affrontato la problematica. Fondamentalmente noi residenti siamo esasperati di questa situazione, bisogna trovare una soluzione e quindi chiediamo di trovare una sintesi con l'amministrazione comunale per risolvere questo problema. Adesso dopo il mio post hanno messo una telecamera, però come vede, nel senso, è sotto i suoi occhi, adesso sono nel giro di due minuti sono arrivate due macchine senza permesso, senza niente, hanno parcheggiato qua liberamente. Giustamente se arriva un residente deve parcheggiare a un chilometro di distanza. Giustamente, come avevano fatto notare alcuni residenti, c'erano alcune macchine, ma non solo quella anche segnalata su Facebook, ma anche altre macchine che non stavano rispettando il divieto di sosta. È stata introdotta anche la telecamera mobile in modo tale che nel momento in cui non viene rispettato il divieto di sosta, a quel punto si provvede immediatamente a sanzionare il trasgressore. Quindi anche perché noi abbiamo qua una piazza che è bellissima, questo va rispettato perché sia la polemica che non mi era assolutamente piaciuta era quella in cui si esaltava o si denigrava il fatto che poteva essere o uno straniero o un italiano. Tutti devono rispettare le leggi a prescindere dalla propria appartenenza culturale, etnica e sociale.